Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi un video un po' improvvisato che non era programmato assolutamente, solo che sono successe alcune cose ultimamente che mi hanno portato a fare una riflessione per questo video. Non c'è nessuna scaletta, spero di spiegarmi al meglio. Volevo parlare di un argomento che mi sta molto a cuore in realtà e questa riflessione mi è scaturita dopo aver visto un video di Matteo Fumagalli, uno degli ultimi che ha pubblicato. Se non seguite Matteo Fumagalli vi lascio comunque il suo link, il link del suo canale in descrizione, così potete andare a vedere anche il video specifico di cui vi parlo. Praticamente lui si occupa soprattutto di libri, di cinema, è una persona molto competente in quello che tratta, quindi vi consiglio anche di andarlo a seguire. E ha pubblicato recentemente un video in cui dava le sue opinioni sul documentario di Chiara Ferragni, ovviamente da quel poco che conosciamo dal trailer che è uscito. Ma non è lì che mi vorrei soffermare sul documentario, sul personaggio di Chiara Ferragni, ma volevo parlare dei commenti che sono stati lasciati sotto quel video, che sono quasi tutti sulla stessa linea, cioè Chiara Ferragni non è vero che si è creata un impero da sola, aveva genitori già ricchi, veniva comunque da una famiglia agiata, la madre lavorava nella moda e l'ha aiutata, il fidanzato ha lavorato in America e l'ha aiutata. E ho deciso di rispondere solo ad uno di questi commenti, in realtà erano tutti molto simili come vi ho detto, ho risposto solo ad uno, avrei potuto rispondere a tutti perché si susseguivano una serie di cose abbastanza uguali. Chiara proviene da una famiglia agiata, comunque questo è vero, agiata poi. Non è che parliamo della famiglia di Briatore, però comunque una famiglia che possiamo dire di ceto medio. Quindi sono famiglie che ce ne sono a milioni così, ma ovviamente il lavoro che ha fatto Chiara non è indipendente da quello che faceva la famiglia, quindi sono state dette anche abbastanza falsità sul suo conto. Questa cosa mi ha fatto scaturire una riflessione mia, di come noi diamo sempre la colpa del nostro insuccesso a una causa esterna. Ah, io non ce l'ho fatta perché non sono figlia di papà, non ho i soldi, la famiglia non mi ha dato i soldi, non sono nata ricca, ah, quello è raccomandato. È proprio su questo che mi vorrei soffermare, a parte la discussione di Chiara Ferragni o poteva esserci qualcun altro. A me questi discorsi mi fanno veramente imbestialire perché io col tempo ho imparato, ed è un consiglio che vi do anche a voi ed è per questo che faccio questo video, a prendere la responsabilità della mia vita. Che cosa vuol dire? Qualsiasi cosa che mi succede o che faccio, qualsiasi decisione che prendo, la prendo solo io. Ogni cosa che mi succede è colpa barra merito mio. Ti possono capitare cose brutte nella vita, puoi partire da una situazione svantaggiata, che poi io non credo che nessuna delle persone che abbia commentato quel video sia veramente in una situazione di povertà assoluta, quindi si va a giudicare l'altro, si va a puntare il dito a tu sei ricco, come se tra l'altro fosse una cosa negativa, pensando di provenire da un ambiente povero. Non è assolutamente così, perché se già hai i mezzi per poter commentare un video, quindi hai un computer, hai uno smartphone, vuol dire che hai un tetto sopra la testa, che hai del cibo da mangiare, hai un frigo, apri il rubinetto ed esce l'acqua pulita. Sono già dei grandi vantaggi che noi non riusciamo nemmeno a riconoscere. Vi vorrei far riflettere su questa cosa, essere grati per le cose che abbiamo, non andare a dire agli altri che magari partono da una situazione più agiata della nostra: ah, tu sei ricco, sei brutto e cattivo. Non è assolutamente così, a parte che avendo questo mindset sui soldi non attiriamo abbondanza nella nostra vita, perché se noi giudichiamo una persona ricca, una persona cattiva, quindi che ha fatto cose losche ed è riuscito ad ottenere quello che voleva, che ottiene quello che vuole soltanto perché ha i soldi, quindi i nostri pensieri nei confronti dei soldi sono sempre negativi. E così non riusciremo mai ad attirare abbondanza nella nostra vita. Quindi il primo consiglio che vi do è di non pensare alle persone con i soldi come se fossero cattivi, che fanno cose cattive, eccetera. I soldi sono energia e dobbiamo trattarli come un qualcosa di buono, qualcosa che viene nella nostra vita. Bisogna essere grati dei soldi che abbiamo, grati delle cose che abbiamo, di qualsiasi cosa, anche del fatto di essere vivi, di, come vi ho detto, avere semplicemente un tetto sopra la testa, il cibo a tavola tutti i giorni, che comunque sono delle cose enormi, se pensate più della metà della popolazione della Terra non ha questi privilegi che abbiamo noi. E soprattutto non trattare le persone di successo come se avessero fatto qualcosa di cattivo per ottenerlo, se avessero barato in qualche modo, ma essere felici del loro successo, gioire dei successi altrui è importantissimo.
perché vuol dire che le persone che hanno successo danno un po' l'esempio a noi, ci ispirano a fare altrettanto. E quindi questo è un po' il discorso, che comunque far cambiare la mentalità a queste persone è molto difficile, bisogna proprio fare un lavoro su se stessi, iniziare a pensare sempre il buono della gente, non il marcio, vedere il marcio ovunque. E soprattutto, se noi non partiamo da quella situazione, non veniamo da una famiglia benestante, perché sempre essere così invidiosi, provare questo senso di mancanza nei confronti di noi stessi? Io non sono così, io non ho quello, non sono raccomandata. Quando invece potremmo semplicemente dire: questa persona ce l'ha fatta, vuol dire che si può fare, vuol dire che anche io posso impegnarmi e riuscirci, allora mi rimbocco le maniche e lo faccio perché mi sento ispirata. Questo è un po' l'atteggiamento che bisognerebbe avere nei confronti di chi è riuscito a creare qualcosa. Questa cosa che è successa mi ha proprio dato lo spunto per parlarvene in questo video in maniera molto veloce e easy. Fatemi sapere se volete altri video su questi argomenti. Prendetevi la responsabilità della vostra vita. Qualunque cosa che vi capita la potete cambiare. Le cose negative succedono, non le scegliamo ovviamente, però possiamo scegliere il modo in cui reagiamo a tutte le cose che ci capitano. Possiamo cambiare le cose agendo da un presupposto di non invidia nei confronti di chi invece ce la fa, perché tutti quanti siamo destinati a scoprire il motivo per cui siamo qui su questo pianeta, e quindi se qualcun altro lo fa prima di noi non vuol dire che noi non ci arriveremo mai. Se qualcun altro ha più soldi di noi in questo momento non vuol dire che l'abbondanza non è per tutti, non vuol dire che non diventerai ricco anche tu o che qualcun altro non può diventare ricco. Come ho detto, i soldi sono un'energia che, se è disponibile a tutti, basta soltanto saperli attirare. Ovviamente ci vuole anche il duro lavoro da parte nostra, ma non vuol dire che non possiamo anche noi ottenere quello stesso livello di successo, quello stesso livello di abbondanza. Poteva essere un video a proposito di qualunque persona, anche se penso che non sia un caso il fatto che si tratta di una donna, e qui non vorrei aprire un'altra parentesi, ma c'è purtroppo anche una mentalità patriarcale sul fatto che la donna che abbia successo è sempre stata aiutata da qualcuno. Guarda caso viene sempre messo in mezzo il fidanzato. Io ho un sacco di aiuto in quello che faccio, ma quello che faccio lo faccio da sola, lo faccio per me, e ogni risultato che ottengo lo ottengo io. Ed è giusto che si parli così di tutte le donne, soprattutto le donne che hanno successo nella vita. Dobbiamo elogiare le donne di successo che incontriamo o di cui veniamo a conoscenza, perché soprattutto noi donne dobbiamo sostenerci a vicenda. Non è possibile che ogni volta si pensi che il successo di una donna sia dovuto ad un uomo, perché non è così. E questo è un discorso a parte, magari ne parleremo anche di questo in un video a parte. E niente, basta, ho finito il mio sproloquio. Spero che questo video vi sia utile per fare una riflessione anche voi, come è successo a me semplicemente leggendo quei commenti e rispondendo ad alcune ragazze che hanno scritto. Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti, è sicuramente un video diverso da quelli che porto di solito, ma ogni tanto mi piace anche condividere qualche argomento un po' più serio, come ho già fatto per i social media, le mie critiche sui social media. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!